porte aperte da questa mattina ai Cappuccini di Lentini, il grande e antico complesso conventuale dei frati minori Cappuccini che sorge all'interno del perimetro del cimitero, una parte del quale anticamente costituiva l'orto della comunità conventuale, l'orto dei monaci. Questo grande complesso conventuale, uno dei più antichi della Sicilia, è stato restaurato negli anni scorsi con i fondi della 433, la legge per la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dal terremoto della notte di Santa Lucia del 1990. Da oggi finalmente riconsegnato alla città, l'amministrazione comunale lo ha affidato all'associazione Sicilia Antica di Lentini e Carlentini che ne assicurerà la fruizione nelle giornate festive di sabato o di domenica e anche nei giorni feriali, ovviamente. Ovviamente su richiesta. Ma questo è un orgoglio di Lentini, assieme a tutte le altre opere che abbiamo ristrutturato, riparato, recuperato in questi anni, questo è un altro fiore all'occhiello della città di Lentini. Dobbiamo dire grazie all'associazione Sicilia Antica che ha dato la propria disponibilità a fare frequentare questo luogo. E sono convinto per le idee, per le programmazioni che riescono a fare questi giovani che hanno tanta voglia di ridare questi beni alla città, metteranno su un programma importantissimo di fruibilità dell'immobile con tantissime attività che loro svolgeranno. Naturalmente devo dire un grazie assoluto a delle persone speciali, al direttore dei lavori che oggi non c'è, è assente, all'architetto Totò Parlagreco e all'impresa che di solito quando si svolgono determinati lavori cercano di nascondere quanto c'è sotto. Invece in questi interventi hanno fatto una cosa veramente bellissima, cioè quella di recuperare anche delle cose che erano state nascoste da intonaci che sono stati fatti successivamente alla realizzazione di questo immobile ed è venuta veramente una bellissima opera. Se questo viene inserito in un circuito di visite nei beni architettonici e archeologici che abbiamo in città, dal museo al castellaccio, alla fruizione dell'Acqua di Lentini, a questi beni importanti che noi abbiamo, sicuramente diventerà uno dei punti fondamentali per il turismo lentinese. Sicilia Antica prende in carico questo straordinario bene monumentale di Lentini, il convento dei frati minori Cappuccini, che tra l'altro era uno dei più grandi conventi siciliani dell'ordine, una bella responsabilità, ma avrete da fare tantissime cose belle in questo luogo. Sì, ad oggi prende infatti avvio questo protocollo d'intesa tra il Comune di Lentini e l'Associazione Sicilia Antica che rappresento e siamo enormemente entusiasti proprio di questo, perché è da tempo che ci battiamo proprio per avere questo luogo e finalmente ci siamo riusciti e oggi, come potete ben vedere, apriamo le porte quindi sia al convento che alla Chiesa Santa Croce. Ecco, questo è un esempio di come un'amministrazione comunale possa collaborare con quella che comunemente si dice società civile, in questo caso è un'associazione culturale molto impegnata sul territorio, è un bel esempio di collaborazione, un bene che altrimenti rischierebbe di rimanere chiuso per sempre, viene affidato in gestione a un'associazione che ne garantirà l'apertura, mi pare una bella testimonianza di collaborazione, diciamo così, no? Sì, tra l'altro la nostra associazione, avendo carattere regionale, Sicilia Antica, noi siamo abituati a collaborare proprio con le istituzioni preposte, infatti ci occupiamo di beni in tutto il territorio della Sicilia, e collaboriamo spesso anche con la sovrintendenza, facciamo anche gli scavi archeologici, quindi comunque sia siamo molto molto impegnati nel territorio. E questa effettivamente è una grande responsabilità, il convento, sia per la sua enorme estensione, adesso poi quando l'andremo a visitare ve ne rendete conto, ma anche perché è un bellissimo bene ed è intrinso di storia e quindi sarà interessante scoprirlo via via anche per questo.